ferro azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP. Le spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici seri superano ogni ribasso. Ed eccoci, la campana, la nostra campana del lunedì mattina. Diamo subito il benvenuto a Mr. Trend. Buongiorno e buona settimana a tutti. Eccoci. Allora, innanzitutto come va? Come sta Mr. Trend? Stiamo bene, siamo belli carichi. Belli carichi. Devo dire che la sigla è sempre... orientante. Sì, orientante, dà sempre degli spunti. Adesso vediamo se riusciamo a fare lo spunto con il nostro ospite telefonico. Vedo, questo viene fuori cose al volo, ecco, vediamo un po'. E certo, sempre così. Buongiorno a dottoressa Melissa De Sanctis di Borsa Italiana. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornata. Ecco, l'anno scorso mi sembra c'è stata una pausa come ospite, ma la risvediamo, la risentiamo qui, ecco. Sì, una pausa dovuta, diciamo, alla maternità, quindi una pausa. Noi ci facciamo sempre un po' i fatti dei nostri ospiti, per cui ci sta, ecco, queste cose ci piacciono, come dice Facebook, ecco. Ci piacciono questi momenti anche un po' personali, ecco. Melissa De Sanctis, adesso qui mi hanno dato il suo incarico in inglese, io lo traduco in italiano, poi lei mi corregge se sbaglio. Certo. Si occupa delle azioni e dei derivati del mercato di Borsa Italiana, giusto? Esatto, mi occupo di tutti i rapporti con i broker online sui mercati azionari e derivati di borsa. Direi perfetto. In effetti la sigla dice che bisogna stare attenti un po' al mercato. Borsa Italiana quindi ha deciso di aggiungere un giorno in più per questo Trading Line Sport. Partiamo subito con le novità allora. Sì, certamente. Diciamo che come ogni anno riproponiamo questo evento che è la sua 13ª edizione, ma quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un giorno, visto il successo comunque degli scorsi anni, e diciamo rivoluzionare un attimino un po' il format che ha contraddistinto questi ultimi 12 anni dell'evento. Ci sta, bisogna un po' rinnovarsi allora, è giusto? Certo, ogni tanto fa sempre bene rinnovarsi, allora, stimola un po' la curiosità. Allora, a questo punto, via subito con le date, così i nostri radioascoltatori e chi ci ascolta via web sa quando c'è il Trading Online Expo a Milano. Certamente, il 21, il 22 e il 23 di ottobre a Piazza Affari, quindi la sede di Borsa Italiana a Milano. Perfetto. Forse un'altra novità anche per quanto riguarda la registrazione e la partecipazione, diciamo, dei risparmiatori barra investitori? Sì, nel senso che permane comunque la gratuità dell'evento. E questo piace sempre. E questo piace, nel senso che ovviamente il nostro obiettivo principale è dare formazione e informazione agli investitori. Ma quest'anno per logistiche interne del palazzo abbiamo, diciamo così, deciso chiedere ai visitatori di iscriversi online solo uno dei tre giorni. Questo perché appunto, come molti di voi sanno, il palazzo non è diciamo così un polo feristico, quindi anche a livello di spazi non può contenere, e negli ultimi anni abbiamo avuto un exploit di numeri tali da farci decidere un attimino di cambiare l'approccio all'iscrizione, quindi chiedendo al visitatore di scegliere tra i tre giorni in modo tale da avere un numero, diciamo così, più gestibile, ecco. Esatto, all'interno del palazzo. Io, ecco, nel senso, ne ho visti, forse non dico che ho visto il primo perché non mi ricordo, però ne ho visti abbastanza di vostre iniziative. Forse, ecco, questa cosa qui permette anche di essere seguiti o seguire meglio quel che sono poi gli eventi o le organizzazioni, a parte quelle fatte, vabbè, devo direttamente che poi ne parleremo, fatte anche dai vostri espositori, emittenti o trader che sono trading online che sono. Esatto, sì, perché abbiamo chiesto anche un sforzo ai nostri espositori, ai nostri main broker, di replicare alcuni dei loro eventi più importanti nelle varie giornate, in modo tale da concedere al visitatore la possibilità, dovendo scegliere uno dei tre giorni, di non trovarsi a dover scegliere il giorno in cui non c'è il convegno che magari interessava di più. Nonostante questo, ovviamente, abbiamo dato la possibilità a tutti i visitatori di seguire alcuni convegni più importanti anche tramite web streaming. Quindi diciamo che hanno un'ampia possibilità, se non riescono a venire tutti i tre giorni come gli altri anni, comunque di seguire le tappe più importanti dell'evento attraverso il web streaming. Bene. Siamo rinnovati e innovati anche da questo punto di vista. Quindi 13ª edizione è un change, non dico un cambio totale, ma comunque no, però, esatto. Ci sta benissimo.
Allora, abbiamo detto, diciamo anche a questo punto gli orari per chi vuole venire, così... Assolutamente, le iscrizioni aprono alle ore 8.15, l'ultima conferenza finisce alle 18.45, quindi la manifestazione diciamo che è aperta fino alle ore 19. Per cui insomma ce n'è da sentire, cioè c'è uno... Sì. Allora di solito dico, i mariti vanno magari a sentire, adesso poi magari ecco le mogli fanno due passi per il centro, che insomma Milano è sempre Milano, salvo che poi vedremo, poi casomai lo teniamo per la prossima puntata, ecco, come sei riuscita ad avere i dati sulle donne che si approcciano al trading online, lo teniamo. Bellissimo. Come chicca. Anche perché vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Qualche dato, vediamo un po'. Ecco, in effetti faremo ecco, una speciale due puntate, quindi su Trading Online, una parte ecco, la affronteremo in questo lunedì. Lunedì prossimo appuntamento ancora, cioè, in rosa siamo degli stalker, ci scusi De Sanzi, cioè continuiamo a ma è soltanto un piacere, guardi, perfetto. Allora ecco, poi parlavamo a questo punto degli espositori, tre categorie ho visto dalla vostra pagina ecco su internet, tre tipi di più i media, ecco, però quello che poi è diciamo l'espositore diretto sul mercato, tre tipi di espositori avete. Sì, allora noi abbiamo definito broker online, trading online ed emittenti. Sostanzialmente broker online e trading online sono la medesima categoria. La differenziazione sta come broker online definiamo quelli che sono basati a Milano, in Italia, sono okay. Italiani, quindi broker italiani, mentre trading online li definiamo una categoria di broker online ma esteri, che quindi fanno anche mercati diversi da quelli che sono i mercati ordinari, diciamo così, quindi CFD e Forex in generale, mentre gli emittenti sono coloro, le società che emettono degli strumenti che quindi sono diciamo strettamente legati a mercati come quello degli ETF, dei certificati, dei cover warrant. Beh, perfetto, per cui direi che a questo punto i numeri sono veramente interessanti, per cui possiamo a questo punto spaziare sia da quello che diciamo risparmiatore, se spero adesso di non fare gaffe, ma risparmiatore che si avvicina o che comunque è più abituato a muoversi su mercati nazionali o comunque con strumenti di quel tipo, e poi invece quello che a questo punto affronta, cioè riuscite a prendere a questo punto una forbice abbastanza forse totalmente ampia, cioè prendete diciamo tutti quasi a questo tutto, punto. Sì, diciamo quasi tutto quello che è il mercato ad oggi, non ci limitiamo a proporre formazione sui mercati di borsa, anche se ovviamente è il nostro obiettivo principale, okay. Ma sappiamo che esistono anche altri mercati e quindi ovviamente è nostro interesse dare informazione su tutto. Cioè vi allargate un po', quindi non più un discorso puramente borsa italiana e quindi mercato diciamo italiano, ma a questo punto formazione ed educazione al risparmiatore, forse. Esatto, 360 gradi. Un impegno un po' più istituzionale, ecco. Esatto. Quando c'è la formazione e l'educazione, bene. Mettiamo un secondo, ci piace. Sfonda una porta aperta. Dobbiamo comprarci Facebook, forse non ce la facciamo a comprarci Facebook. È un po' difficile. È un po' difficile, sì, vabbè. Quindi, ok, allora abbiamo parlato sia degli espositori, direi che però forse ecco il piatto ricco, ovviamente senza nulla togliere a loro, sono anche i vostri convegni però. Sì, noi ogni anno ci impegniamo a diciamo così, proporre dei convegni che siano interessanti sotto il punto di vista sia di mercato che appunto di formazione. Quest'anno diciamo, la punta di diamante, possiamo chiamarla così, è un convegno che organizziamo venerdì 23 al mattino alle 9.45 nella nuova sala che si chiama Glass Cube, che è una sala totalmente di vetro all'interno del parterre, ed è un convegno denominato Chess and Finance. Proprio perché andremo ad analizzare quali sono i parallelismi tra le strategie di gioco degli scacchi e invece le strategie che poi vengono poste in essere nell'attività di trading. Ci sono sia strategie di breve termine che di lungo termine. Sembra strano, ma in realtà c'è un forte parallelismo, oltre al fatto che ci sono diciamo così degli attori, dei player sia di mercato che di scacchi, come il nostro amministratore delegato Raffaele Rusalmi, che è sia maestro di scacchi della Commissione Nazionale sia nostro ovviamente CEO di Borsa Italiana. In effetti adesso poi leggendo, cioè, gli ospiti sono importanti e di peso, cioè, certo, sì, cioè adesso non infatti... di peso fisico, non si offenderanno. Poi adesso ecco, è il Mr. Train che è un po', come dice suo nipotino, è un po' ciccio, però gli altri magari no, ecco, quindi, però in effetti il CEO di Borsa Italiana, anche poi... il CEO di Recta, poi abbiamo il responsabile mercati commodities, quindi Agrex e Idex dei mercati derivati.
abbiamo un trader indipendente molto famoso che è appunto Luca Barillaro, e poi ovviamente altri personaggi che invece sono calati nella realtà degli scacchi e che quindi fanno parte della Commissione Internazionale degli Scacchi. Devo dire che poi, cioè, non è che giocano a scacchi, sono vedo, candidato maestro di scacchi, maestro internazionale di scacchi, maestro di scacchi. Vabbè, sì, sono proprio, abbiamo scelto i migliori, diciamo. Avete scelto il top, cioè, ragazzi, va bene, ma quindi saranno posizionati sulla scacchiera e parleranno? No, non così tanto. Allora si farà un panel, diciamo così, illustrativo, ecco, di quello che sono le strategie di gioco confrontate con le strategie di trading, poi alla fine invece ci sarà una breve partita scontro tra i panelist dell'evento. Cioè, qui però mi sa che è bella grossa questa nuova spazio, mi sa che qui l'affluenza... Sì, diciamo che la sala può ospitare al massimo 90 posti. Per quello bisogna venire presto, allora. Sì, bisogna venire presto. Bisogna venire presto. Consiglio. Consiglio, ecco. Poi altre conferenze a questo punto, dai, non possiamo dire meno importanti perché sennò sminuiamo le altre. No, con no, un taglio diverso, diciamola così, dai. Ne abbiamo altre due importanti. Sicuramente il convegno di apertura, che è il primo anno che facciamo, quindi in 13 anni non avevamo mai pensato di fare un convegno di apertura. Quest'anno, visto il format nuovo, abbiamo introdotto anche questo convegno di apertura che prende, diciamo, lo spunto per così presentare ai visitatori anche quali sono un po' i numeri dei nostri mercati e quanto loro influenzino e facciano parte poi del mercato stesso. Quindi nel convegno di apertura ci sarà l'Head of Equity and Derivatives Markets di London Stock Exchange, che aprirà, ovviamente darà il benvenuto ai visitatori, e un panel dei 5 main broker che partecipano a una statistica di mercato che facciamo mensilmente, che avranno la possibilità anche di parlare col visitatore e dare loro qualche spunto sulle attività che hanno in previsione nel 2016. Allora, prego, no, vale, prego. No, dicevo, un altro, non ovviamente ultimo, ma non ultimo in quel senso, un nuovo tool sviluppato da Borsa Italiana, che sarà invece lanciato all'interno di una conferenza che è la Derivative School, e questo tool infatti si chiama Hidden Option Tool ed è un, diciamo così, un software per la simulazione di costruzione di portafogli e strategie con gli strumenti quotati sul mercato IDEM e con i dati e quindi i prezzi di mercato. Quindi sarà più facile da parte dell'utente, che anche non è esperto, valutare un portafoglio di opzioni, future e azioni in generale, in modo tale da costruire una strategia e visionarla prima di metterla in atto sul mercato. E questo forse è anche un po' il discorso per cui allora tanti livelli di formazione e tanti livelli di cultura a chi si rivolge sul mercato del risparmio. C'è chi fa i bot, persona degnissima, poi c'è chi fa altre operazioni. Chiaramente qui, ecco, riusciamo a già andare su un livello più alto, direi. E sì, più sofisticato, ecco. Più sofisticato. Il derivato è uno strumento un pochino più strutturato, quindi sicuramente ha necessità di una formazione un pochino più approfondita. Diciamo, ecco, quello che dico sempre, assieme anche ad altri ospiti telefonici, non ci piacciono, allora, mentre adesso abbiamo messo sempre tanti ci piace a quello che ha detto dottoressa De Santix, non ci piace la pubblicità che gira certe volte con ti siedi davanti al computer di sera oppure così mentre sei con un cocktail in mano e guadagni dei soldi, che sembra, cioè, mi sembra di essere l'unico cretino, non lo so, ecco, per cui, ecco, nel momento in cui Mr. Trendo dice sempre gli strumenti ci sono, gli strumenti servono, gli strumenti si guadagna e si può guadagnare con tutti gli strumenti presenti sul mercato, se chiaramente ci approcciamo nel modo giusto. Assolutamente d'accordo, proprio il nostro obiettivo. Allora, metti lei un mi piace sulla mia frase e mettiamo un non ci piace su certa pubblicità, allora. Assolutamente, concordo. Ecco, no, perché dico sempre, poi, ecco, risparmi si fa fatica a guadagnarli. È un momento, non è che in altri momenti è giusto perdere, forse è un momento in cui il risparmio diventa quasi una funzione, dico, sociale, perché molte volte aiuta, si aiuta i figli, serve per magari tirare fine mese, per cui chiaramente uno in momenti così cerca di avere qualche possibilità in più di guadagno, visto anche i tassi di interesse come sono, però non, cioè, non per niente non muove la coda neanche il cane, giusto? Giusto. Per cui, ecco, bisogna insomma fare formazione. Direi, ecco, che questi giorni che ci sono, che sta organizzando, ecco, in questo caso Borsa Italiana, sono fondamentali. Dovete, cari risparmiatori, informarvi e sapere, ecco.
giusto, è obbligatorio. Adesso poi voi chiaramente siete, producete questi strumenti, però penso, ecco, che veramente la formazione di chi si approccia sia fondamentale anche per voi di voce italiana. Assolutamente, noi ovviamente facciamo di tutto per rendere il, diciamo così, l'utente, quindi il possibile potenziale trader, consapevole delle attività e degli strumenti che utilizza all'interno della sua attività di trading. Non è sbagliato lo strumento, forse è sbagliato come ci approcciamo a investire su quello strumento. Alcune volte sì. In certi casi forse un po' troppo, perché adesso lo diciamo perché per i nostri ascoltatori è forse facile guadagnare, cioè si guadagna, le possibilità di guadagno con certi strumenti sono alte e quindi è facile invogliare, ma queste possibilità ci sono solo se veramente l'approccio è molto 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 cauto e con molte competenze. Quello che dico sempre è che per fare il dottore uno deve studiare, e anche in questo caso magari non c'è un'università del trading, questo no, però anche lo studio, la formazione degli strumenti, anche della storia del mercato assolutamente è importante per capire come agire, e anche la crisi aiuta in quel senso, nel senso che è brutto da dire, però la crisi ti fa capire che da un momento all'altro il mercato si può girare, tu puoi perdere tutto quello che hai, quindi devi essere comunque un trader consapevole, attento a quello che accade intorno a te. In una battuta settimana scorsa dicevamo, adesso se il mercato lo facciamo conoscere come un mercato solamente al rialzo, forse il risparmiatore ha quel senso di onnipotenza per cui pensa di qualsiasi operazione fa va bene. Adesso ecco, sono le parole di Mr. Trend settimana scorsa e le parole di oggi di Melissa. Non è che noi siamo guastafeste, però devo darti una formazione di un mercato che ha nel lungo termine sicuramente al rialzo, ma nel frattempo ci sono momenti anche di ribasso, quindi bisogna un po', se il risparmiatore arriva in un momento in cui c'è solo rialzo, qualsiasi cosa compra sale e pensa a questo punto di aver scoperto, saperne più di chi lo fa per mestiere. Non è così, ecco, senza essere, siamo ottimisti, adesso la conosco poco, però dico che anche lei è ottimista per natura come concetto, però forse è giusto dare i giusti strumenti e informazioni, ecco. Assolutamente d'accordo. Allora, a questo punto lasciamo libera, ecco, di continuare nell'organizzazione del Trading Online Expo la dottoressa Melissa De Sanctis. Ci allora, a questo punto risentiamo poi lunedì prossimo per qualche altra novità e qualche numero sul salone, e allora vediamo poi, ecco, se riesce a trovare qualche suo collaboratore che le dà qualche info su poi come sono il rapporto del trading con il mondo, ecco, femminile. Vediamo, ci sta, ecco. Vediamo. Intanto vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie a lei, e allora appuntamento a lunedì prossimo. Grazie mille. A lunedì. Buona giornata, grazie. Allora, Mr. Trend, ma è la vita anche un po' l'economia, insomma. Adesso abbiamo incontrato e incrociato Borsa Italiana. Ecco, l'impressione mia per questa intervista, che spero sia anche la sua, è che in questa tendenza di aprirsi finalmente al pubblico c'è finita anche Borsa Italiana, che a questo punto richiama l'attenzione così, apre le proprie porte, non è più una cattedrale nel deserto. Ma assolutamente, io penso che ormai l'Italia era, o forse siamo, indietro di anni rispetto a quello che è la formazione del risparmiatore. Probabilmente, adesso non, forse ripeto una frase detta in qualche altra puntata di sicuro, non sono sociologo per poi fare analisi del perché di alcuni comportamenti. Gli altri anni, parlo di 20-30 anni fa, probabilmente i tassi di interesse in Italia molto alti, poi lasciamo stare se il discorso dell'inflazione era tanto alto uguale, per cui poi alla fine il tasso reale non era poi mai così alto, però la gente comunque aveva una buona possibilità di portare a casa tanto non rischiando e continuando a fare reddito fisso. Probabilmente questo non ha sviluppato una certa cultura del risparmio. Gli altri paesi, forse ecco, paesi più anglosassoni, paesi di quegli Stati Uniti, hanno una cultura sul risparmio più importante. È obbligatorio, adesso diventa allora obbligatorio, a discorso tassi di interesse. Quei tassi così bassi, io devo per forza trovare altre alternative. Attenzione, le altre alternative non sono alternative a rischio zero. Certo. Cioè non è che vado sotto il discorso a prendere
titoli di paesi che non so dove, perché mi danno un tasso alto. Se il tasso è alto, vuol dire che a fianco c'è un discorso di rischio, non regala niente a nessuno. E poi è giusto che la formazione ti permetta poi di scegliere, di capire cosa c'è sul mercato, ecco. Quindi terzo punto, Mr. Trend non affronta molto questo argomento. Ricordiamoci che il discorso delle pensioni, come era gestito e portato avanti 10-20 anni fa, non è più possibile. Per cui è vero che dire, non tutte le famiglie oggi riescono a risparmiare, però chi in effetti può risparmiare o riesce a risparmiare qualcosa, è un qualcosa di risparmio che poi sicuramente sarà impiegato, utilizzato nel momento in cui cesserà l'attività lavorativa. Quindi serve sapere, serve capire se nel momento in cui sto facendo un'allocazione, un investimento, sto mettendo da parte dei soldi per quando andrò in pensione, se mi conviene, non so, fare botta tre mesi per 35 anni o forse sfruttare altri servizi o altri strumenti. Certo. E quindi poi approcciarci. Poi i mercati sono evoluti. Una volta, se dovevamo passare un ordine in borsa, bisognava alzare il telefono e chiamare, andare in banca a far alzare il telefono a chi avevamo di fronte, chiamava, mi dici poi voglio comprare le Fiat a quel prezzo, no guarda l'hanno già fatto, non c'è più, apriamo il nostro computer, vediamo quel prezzo, ci piace, compro, è fatto. È tutto molto diverso. È diverso, il mondo è cambiato, immediato, il mondo si è modificato, a parte Luca che sta sempre fermo, il mondo non sta sempre fermo e quindi chiaramente c'è una possibilità maggiore anche per il piccolissimo risparmiatore di arrivare o di poter sfruttare situazioni fino a qualche anno fa impensabili. Con le piattaforme di trading online, in effetti, ti mettono a disposizione tantissimi strumenti e veramente sei a questo punto direttamente sul mercato. Non sei più, ecco, che aspetti, senti, ti danno l'eseguito a fine giornata, no, lo vedi davanti al tuo video, lo fai subito. Tempo reale. Senta, Mr. Trend, scusi, vai. Una domanda che mi era venuta in mente. C'è, secondo lei, un rischio maggiore da questo punto di vista? Cioè, prima c'era più filtro. Il risparmiatore chiamava il broker piuttosto che la persona che curava i suoi interessi e gli diceva di fare una cosa e magari quello gli rispondeva no, ma guarda, non ti conviene. Invece adesso il risparmiatore può farlo in maniera diretta. Allora, più formazione, meno rischio. Vale questa regola davanti ai nuovi mezzi di comunicazione, ma soprattutto internet, quindi che ci danno questa velocità per arrivare al risultato subito, in fretta? 50-50. Cosa vuol dire 50-50? Allora, sicuramente il fatto di apro un conto e faccio quello che voglio, l'ho fatto. Cioè, quasi ormai, quando se ci penso che ormai l'ho già fatto, pace, è già fatto. E quindi quello sicuramente è meno positivo rispetto al passato, dove magari certi strumenti non c'erano, era più difficile arrivarci, per cui non arrivavamo a entrare in contatto con determinate situazioni. Dall'altra parte, però, ero molto più vittima, in senso buono del termine, del mio canale. Certo. Se mi diceva di no ad una cosa, magari è una cosa intelligente, ma proprio come strumento, non tanto compra in questo momento oppure non comprare in questo momento. Certe possibilità non c'erano. Oggi il fatto che io abbia certe possibilità in più mi porta in situazione di maggior vantaggio, cioè la concorrenza è sempre positiva. Non abbiamo paura delle novità. No, non abbiamo paura delle novità. E poi ecco, dicevo, una volta l'eseguito mai te lo davano la sera. Sì. Lo vedo adesso. Sì. Cioè, il prezzo è quello, l'ho fatto subito. E se mi davano l'eseguito la sera, poi la forbice era un po' ampia, non lo so. Insomma, certo. Ok? Cioè, certo. Adesso invece sfruttiamo delle situazioni, veramente, cioè, siamo esattamente come qualsiasi persona. Ecco, non è un po', adesso ecco, Borsa Italiana, diciamo discorso Borsa Italiana. Però anche con le interviste che facciamo agli altri ospiti, cioè ormai i mercati raggiungiamo, io direi, quasi tutti. Sì, sì, cioè, facciamo sì, tutte d'accordo. Le commodity, facciamo le valute, facciamo sì. I titoli di Stato, facciamo le azioni, ci sono le ETF che andiamo a prendere settore, cioè
e cosa ci manca. Adesso non so, adesso non viene neanche in mente cosa ci potrà essere che uno non, beh, non può, vero, fare. E una volta, cara grazie, sì, facciamo le azioni. Sì, è vero, è vero, è vero. Io ricordo in passato quando uno andava in banca, alla fine non è che potesse scegliere, c'erano, cioè, no, due o tre opzioni, okay, e basta. Fiat generale, generale Fiat, qualche banca, RAS, non lo so, e giravamo. E basta. Ok. E già uno che voleva andare in borsa a pigliare le azioni era uno che rischiava forte, eh? Assolutamente sì, chiaro, poi il paragone era, facevamo i bot al 20%, per cui ok, adesso no, sotto discorso, se io devo investire per il futuro investo più su un'attività che non su un debito, devo sapere cos'è, devo, è il discorso che dicevamo quando era venuto fuori il problema di Volkswagen, sì, se investo sul mercato azionario, sull'indice completo del mercato azionario, non avrò grandissimi spunti, ma sicuramente non mi potrà avere situazioni come ha avuto il singolo titolo. Giusto, quindi nel momento in cui ci sono vari modi da approcciarci, possiamo farlo con calma e poi è come se fosse, è come la vita, cioè se quando vado all'asilo saprò fare certe cose, quando ad elementare ne so fare altre, alle medie di più e man mano, salvo che poi ecco, mi arriva l'Alzheimer quando sono vecchio, però finché non mi arriva potenzialmente sono in continua crescita, ma come persona, non tanto come sapere delle tabelline piuttosto che delle equazioni. Mister Trend, tra l'altro grazie anche per un altro riferimento che lei ha fatto, secondo noi molto importante, che è quello relativo alla questione delle pubblicità un po' ingannevoli. Ecco, c'è questo trend, anche se mettiamo trend tra virgolette. Senza mister. Esatto, senza mister e senza tutte le positività del trend che abbiamo sempre ribadito ai nostri radioascoltatori. Trend is your friend, un po' come dicevamo, no? Esatto, è un po' che non lo diciamo, sì, è vero. Trend is your friend, ma appunto c'è questa tendenza, chiamiamola in italiano, a sparare anche sul web pubblicità, anche in TV, ma già un po' meno pubblicità relative al fatto, sì, insomma, sedetevi davvero col cocktail o la sera dopo che avete lavorato, c'è gente che anche di notte magari sta un po' sveglia, sta sul computer e guadagna un sacco di soldi. Insomma, la domanda è sempre un po' la stessa, allora, perché qualcuno capace c'è, qualcuno che guadagna c'è, ma la domanda è, ma se fosse così semplice, cioè è solamente un problema che la pubblicità non ha raggiunto tutte le persone, ma perché non devo farlo anch'io? No, non è che c'ho scritto senza nulla offendere i tabacchini, sai, i tabacchi, No, 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 guarda, hai perfettamente, ah, pardon, sono passato al tu. Ormai abbiamo svelato Mr. Trend, scusi, ormai è Gino, per cui è Gino Trend, Mr. Trend. Gino Trend, Gino Trend, Gino Trend, lo conoscono in tanti, tanti sono gli ascoltatori di Radio Ticino Pavia che in questi anni hanno potuto conoscerlo, l'hanno conosciuto con una veste diversa, ma risparmiatore adolescente, ritornato e ritorna tante volte all'interno di anche di Mr. Trend, insomma, di questo filone economico, ma sì, economico, finanziario, ma soprattutto di educational, anche in questo caso, insomma, non impariamo, mai di imparare, ragazzi. No, non si finisce davvero mai e forse è fondamentale non finire mai. E quindi se è fondamentale dobbiamo ascoltarci la sigla finale per imparare. Ah, certo. Mister Trend, buon grazie. Week, buona settimana a tutti e a lunedì prossimo a questo punto, direi, ancora con Melissa De Santis di Borsa Italiana. Approfondiremo appunto ancora un po' questa tre giorni milanese di trading online, eh? Non mancate. Magari con un fiocchetto rosa. E vediamo un po' come va a finire. Vediamo un po', vediamo un po'. Ferro azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot Acciaio? 5 3 quarti 6. 2.000 su. E le vendo 2.000. 2.000 Anacot. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche su RTP. Prima lezione in affari, non essere emotivo per la borsa, PNB al giudizio. Anacot Acciaio, che è chiusa a 51 e un ottavo.